Salve a tutti, pubblico di Melito TV, il nostro canale 817. Ci troviamo a Reggio Calabria, esattamente nei piani alti del Castello Aragonese, in quello che è l'approccio contemporaneo di questi ultimi tempi, perché siamo direttamente vicini alle sale, le sale di questo antico maniero che è circondato da altrettanti beni monumentali come la cupola alle mie spalle della Chiesa dei Nobili Ottimati. Una bellissima visione dello stretto, un bellissimo panorama, perché quello che stiamo per presentare per voi oggi è esattamente una mostra d'arte contemporanea, una mostra che è dedicata al cosmo, una mostra che è dedicata all'origine di tutte le cose e Hassan Vahedi, artista che è anche un figlio della cultura italiana, ma proviene da un oriente lontano geograficamente ma vicino a noi. Quindi tra poco andremo a conoscere quest'artista, a cercare di capire le dinamiche del suo operato pittorico, che è possibile vedere nel mese di aprile qui all'interno di queste bellissime sale ritrovate. Dunque benvenuti nel cosmo di Hassan Vahedi. Hassan Vahedi, qui al Castello Aragonese di Reggio Calabria. Ci troviamo in una delle sale della torre, di una delle due torri del Castello Aragonese, ampie sale che danno un po' l'idea di un percorso che attraverso l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco identificano un itinerario, quello di Hassan Vahedi, un nostos artistico, cioè un ritorno artistico, perché lei in effetti da 30 anni, da più di 30 anni viene a Reggio Calabria e si ritrova questa volta in versione di artista, perché espone in una città che anche le appartiene. Giusto, io da 40 anni scendo a Reggio perché mia moglie, nata a Roma però di origine calabrese, sua mamma, suo papà e nonni erano reggini. Da quando eravamo fidanzati scendevamo a Reggio, prima volta che io espongo a Reggio e faccio vedere il mio lavoro. La sua formazione, gli anni della sua formazione in terra d'altri, dobbiamo dire, perché insomma lei è italiano d'adozione, però ha una lunga storia alle spalle. Lei da dove proviene e come si è formato nel tempo? Sì, io ho finito i studi a Teheran, in Iran, e ho fatto accademie. Poi a 23 anni sono venuto a Roma, mi sono stabilito a Roma, ho finito, per motivi di soggiorno mi sono iscritto in accademia, ho finito corso della pittura, di nuovo mi sono iscritto, ho finito con Montanarini e Trotti, ho finito corso di scultura con Fazzini e Emilio Greco. E da sempre dipingo,
da sempre, anche domenica mi dedico alla pittura e sto dentro il studio mio. A Reggio, quando scendevo, solo portavo blocchetti di disegno, anche se andavo al mare, sulle spiagge disegnavo. Non mi sono organizzato a avere uno studio a Reggio, adesso sto organizzando anche uno studio mio a Reggio, per periodi estivi che scendo a Reggio, essere attivo. Una cosa che si evince nelle sue opere è la turbolenza della linea, questa linea che asimmetricamente si muove all'interno di una superficie e si sovrappone. Certo, io penso che come se fosse pennello, deve essere, non avere in mano, un pittore deve avere pennello legato ai suoi nervi. E questo chiarisce il modo di gestualità mia, modo di coinvolgimento totale con materia. E in effetti la sua pittura ha anche un senso di questo espressionismo un po' fauve, no? Un po' violento, ma c'è una poesia delle piccole cose, il fatto stesso di parlare degli elementi attraverso il quale la loro unione o magari la loro scissione si formano tutte le cose, dimostra che lei va all'origine delle cose, all'origine della natura, quell'origine che un po' ci appartiene. Certo, periodo fauve, periodo espressionismo tedesco, nuova immagine in Francia, per questi ultimi anni dall'82 in poi è stato un revival, è stato un periodo ricchissimo di artisti grandissimi. Io ce l'ho questo segno nell'opera giovanile, per motivo di età, per formazione pittorica, le cose. Però mano a mano che si va avanti è diventato più tenue, è diventato più morbido, è diventato più poetico. Che cosa si unisce della sua terra di origine alla mediterraneità che ha ritrovato? C'è una nostalgia che si può leggere tra le righe nelle opere mie per terra nativa, come c'era nel Chagall per Russia. Però come Italia, io vivo due terzi di vita mia, ho vissuto in Italia, un terzo ho vissuto in Iran, non è così evidente, però esiste. Una cosa molto interessante è che questi paesaggi a volte vivono sospesi nell'attimo della memoria, sono un po' isolati, anche l'albero, la luna, il fiore, stanno in una condizione di attesa, sembra la sospensione dell'attimo. Perché questo attimo? Perché io non amo fare un lavoro descrittivo, paesaggistico, luoghi, edifici, non lavoro mai da realtà. Osservo la realtà, diventa memoria e poi diventa pittura. Per questo motivo, magari. L'arte oggi che cosa deve comunicare in un contesto sociale? Rendere l'uomo più umano. Quindi c'è questo senso dell'umanizzazione. E che cosa si è perso della comunicazione artistica? Insomma, lei venendo qui a Reggio Calabria quasi sembra voglia rimarcare col suo percorso che ancora vi è un figurativismo possibile. Sì, questo sì. Io sono un pittore che vengo da astrattismo. Qui, quella baghega, ci sono dei cataloghi miei quando completamente ero astratto, no? Io non vedo questa differenza tra linguaggi, astrattismo, figurazione concettuale, video arte, è un modo, un'ottica sulla vita, un'ottica sull'esistenza. Quindi non vedo come una persona che oggi porta un cappotto, domani porta cravatta, un altro giorno è in tuta di lavoro. Però è persona che è importante, non aspetto. Alle nuove generazioni il messaggio quale potrebbe essere? Amore per l'arte, amore per letteratura, amore per poesia, amore per estetica, per bellezza.
Il mondo dell'arte romano che lei insomma frequenterà sicuramente e che appartiene ormai a questo substrato, insomma, se no altrimenti non potrebbe diciamo andare in giro, ha una base di partenza che poi la porta a esporre quello che è il suo operato. Il mondo dell'arte romano attualmente com'è? Io ultimamente sono stato a Roma e ho visto la decadenza di una via Margutta che diventa via commerciale, il passaggio dalle gallerie che non esistono più come luoghi di eccellenza, ma esistono luoghi storici che ormai accolgono, come in questo caso il Castello Aragonese di Reggio Calabria. Com'è questa decadenza? È una decadenza d'annunziana o è una decadenza purtroppo? No, purtroppo c'è una decadenza, come lei sottolinea. Via Margutta, a parte quelle gallerie commerciali, c'erano studi di artisti grandissimi, romani, italiani. Fazzini, Montanarini, Capogrossi, tutti nei cortili che adesso oggi sono diventati gallerie, alcuni sono chiusi, erano studi di artisti. Andare a Via Margutta non era per vedere due gallerie commerciali e andare a trovare Fazzini, andare a vedere... Però arte con A maiuscola non si vedeva a Via Margutta, si vedevano certe gallerie romane. Sì, con questa crisi e cose, alcune gallerie hanno chiuso. Nonostante tutto, arte come bulldozer passa sul tutto, va avanti per un'esigenza, finché nascono bambini, alcuni di questi scelgono espressione, sono costretti, come se vengono chiamati dall'alto, è una missione, scelgono questa vita e diventano artisti. Quindi non devi essere preoccupato. Quindi oggi per essere artista lei conferma che bisognerebbe andare ad attraversare le diverse geografie per mostrare quello che è il proprio operato, come questo itinerario un po' fantasmagorico, perché vi è una fantasmagoria di colori che si sovrappongono. Colori perché io seguo il linguaggio pittorico, non rappresentazione. Perché guardo la superficie come una superficie pittorico, cerco di risolvere pittoricamente. Per me non esiste un ciuffo di erba o un cielo così, esiste piani di colori e forme e segno con questo linguaggio che lavoro. Una mostra dunque che fa parlare il cuore, ma fa parlare anche l'attimo della visione, che è istantanea, veloce, come se fossero dei flashback della memoria. L'opera che vorrà realizzare e che ancora non ha fatto, quale potrebbe essere? Io mattina scendo in studio, comincio a lavorare e non lo so veramente che cosa voglio fare. Lavori, pittura mi detta che cosa devo fare, non è che io decido dall'inizio fare questo o quello. Vedo telegiornale mattina, prendo caffè, vedo problema di emigrazione, le barche piene di gente, le cose, nasce un ciclo di lavoro sull'emigrazione. Non è che io ho scelto a dipingere sul problema attuale sull'emigrazione, o questo attraversamento, questo Mediterraneo pieno di dramma, le cose. È mondo che mi detta che cosa fare e io sono disponibile, apertissimo verso tutto quello che mi viene addosso e cerco di abbracciare tutto quello che viene dal mondo. E proprio perché il mondo le detta quello che deve fare, al pubblico di Melito TV, il canale 817, un invito all'arte di Hassan Vahedi quale sarebbe? Appoggiare qualsiasi energia, non isolare nessuno. Arte è un veicolo per unire, non per dividere, a nome di un modernismo o a nome di un'attualità, a nome di... Io vedo divisioni, dicono quello è un pittore di cavalletto, questo è concettuale, questo è un artista, è così. Arte è l'unica espressione di anima umana, è legato a tempo e spazio. C'è spazio da indagare, approfondire, andare in profondità in tutti i tempi per vari artisti che totalmente si dedicano al lavoro loro. Non riesco a concepire artisti che marginalmente per successo, fama e cose si avvicinano a questo mondo. Si vede nel lavoro loro,
si vede che un artista che non disegna, si vede, per professionisti è molto chiaro, completamente chiaro. Invito a lavorare sodo, con molto amore e molta fiducia. Ambienti ubicati all'interno del castello aragonese, esattamente ci troviamo nella torre che prospetta sulla via Skenes al piano alto, esattamente al terzo piano di identificazione dello storico monumento. Questa sala è appunto dedicata a quello che è il, diciamo, l'elemento dell'aria, in cui isolati elementi che appartengono alla natura diventano dei momenti non solo interattivi ma anche dei momenti introiettivi in cui il personale stato d'animo dell'artista si ritrova in un andamento di linea sovrapposta, sedimentata e al tempo stesso turbolento come l'attimo della visione. Da notare che l'uomo è presente solo nel momento in cui è artista che va a dipingere. L'uomo guarda il paesaggio, lo contempla, e probabilmente queste lune isolate, queste visioni lunari ma al tempo stesso quasi fantasmagoriche per sedimentazione del colore, vogliono dipanare quasi un io non solo introiettivo ma il tema della fiaba, di una fiaba che viene raccontata e che trasporta da tassello in tassello a vari attimi di una memoria, che sì, memoria collettiva ma è anche comunicazione individuale dell'artista. Dalla sala dedicata all'aria ci troviamo in una sala di mezzo che è dedicata a quello che è l'acqua. Certo, nella contaminazione dell'acqua queste linee un po' lanciolate, queste linee che delimitano degli orizzonti, e perché no, nell'acqua la terra si intravede, quindi ancora un elemento di lettura di questi elementi che formano tutte le cose. Certo, quadri miei normalmente sono pieno di figure umane e problematica di vita umana. Quando osservo la natura e c'è assenza di figura umana, però elementi di natura diventano sotto forma di linee, macchie di colore, segno, diventano protagonisti. Per sé sono, occupano tutta superficie e cerco lavorare solo con quei elementi che natura mi offre. E questi azzurri, questo mare azzurro è veramente, sembra di intravedere il mare mitologico, no? Nella mitologia si dice questo mare è pieno di voci, è vero che il mare è pieno di voci? Azzurro e blu nella cultura persiana è, diciamo, colore di speranza. Io cerco trasparenza, cerco con tecniche pittoriche, cerco tra lavori materici e lavori colori più fluidi, fare sposare questi due aspetti di usare colore. Con queste cose viene costruito poeticità di un lavoro. Se lei guarda quel lavoro sull'onda, dopo magari prendete un'immagine, quello che è riprodotto nel cartolina, si vede praticamente dove colore più denso, dove colore più corposo, dove colore molto fluido e liquido, quasi con una gestualità, anche con non controllo totale, anche lascio spazio anche a incidente controllato sempre, non gratuito. È un sodalizio tra tutti questi elementi, costruisce quadro.
e il nostro viaggio continua perché ci troviamo nella sala che è dedicata al fuoco e al cosmo, quindi una vera e propria rappresentazione dell'universo attraverso sempre quell'ideale continuità tra i blu e quei bianchi che anche nelle altre sale abbiamo visto. Naturalmente la lavorazione ha tutt'altra identità perché il gioco delle atmosfere che vengono praticamente ripetute hanno a volte un'impressione a mo' di dripping, altre volte hanno un movimento che o si inviluppa o si sviluppa. È un caos dell'universo che può riportarci indietro nell'origine di tutte le cose. È proprio questo che lei ha chiamato caos, ordine nel caos, calcolo e spontaneità. Questo mi affascina tantissimo. E nel cosmo, anche se i lavori sono più, diciamo, meno figurativi, più astratti, più lirici, e questo è il fondamento che mi tira, che mi appassiona e mi dedico a questo. Nel fuoco però il fuoco diventa materia nucleo centrale, ma a volte diventa piccolo scintilla che invade l'energia. Sì, schizzi di energia che si libera, che è affascinante. Io quando vengo qui d'estate da casa osservo Etna, sono affascinato. E poi fuoco nella religione... Il zoroastrismo iraniano, preislamico, sempre rimane acceso. Iraniani antichi, persiani antichi amavano tantissimo tenere fuoco acceso come fuoco. È una concezione, ecco, che è legata alla vita, quasi quasi all'albero, paragonabile all'albero della vita. Albero della vita. Ancora oggi, dopo migliaia di anni, ancora in Iran, in una città Yazd, ci sono accesi e sempre tengono accesi.